Allora, ciao a tutti. Allora, beh, parlo velocemente di me. Sviluppo da un po' di anni, mi dico dal 2008-2009. Ho lavorato sia in Italia, ho fatto un periodo più di un anno e mezzo all'estero, a Londra, e dopo sono tornato in Italia a lavorare. Quello che voglio parlarvi oggi è l'e-commerce. Tanto vorrei capire un attimo che pubblico che ho. Allora, quanti di voi hanno un sito di e-commerce in produzione? Ho più di quelli che aspettavo, ok? Quanti, vediamo, hanno un prodotto, un software che usa Python? Molti, ok. Qualcun altro che non usa, non so, Magento? Nessuno? Uno, ok. Quanti stanno pensando di adottare Python come piattaforma per l'e-commerce? Un po' di persone, siamo 5-6. Ok, intanto mi scuso perché sono raffreddato e quindi. E un po' di influenza, quindi perdonatemi per qualche starnuto che mi verrà sicuramente. Allora, intanto vediamo cos'è l'e-commerce. L'e-commerce appunto è un insieme di attività di vendita e acquisto di prodotti effettuato tramite internet, prevalentemente business to business e business to customer. Ce ne sono anche altri, però software di cui intendo parlarvi parla soprattutto, cioè è rivolto a queste due realtà. Quindi noi partiamo comunque da cosa? Da un catalogo prodotti. Questo catalogo prodotti può avere diverse, come dire, ci possono essere diversi prodotti. Sia prodotti fisici. In questo caso ho scelto il televisore di Amazon più costoso che abbia mai trovato. Quindi questo comporta comunque da leggere sono soprattutto le recensioni dei clienti, tra cui una mi pare che avesse detto che l'ho comprato e dopo ho usato lo scatolone come casa perché non avevo più soldi. Quindi i prodotti fisici portano, come dire, delle problematiche, ovviamente, tra cui per esempio la spedizione. Per esempio, questo televisore dovrà arrivare a casa del cliente intatto, integro magari. Anche il reso, una parte per esempio importante, e altre implicazioni comunque, soprattutto relative al trasporto. Dopo abbiamo un'altra tipologia, ovviamente, di prodotti digitali. In questo caso le problematiche sono differenti. Invece di portare il prodotto dal cliente, dobbiamo fare in modo che solo il cliente che paga arrivi al prodotto finale. Anche qui ho scelto gli ebook più costosi che abbia trovato su Amazon. Quello che ho visto è che stavo rischiando appunto di comprare con un click, non ho provato però. Però non mi pare che ci fossero impedimenti a comprare con un click un ebook da 7.000 euro. Se qualcuno vuole provare a casa dopo. Ok, quindi torniamo a noi, abbiamo appunto un catalogo di prodotti e come dire, un percorso che l'utente deve fare per arrivare a comprare la merce. Quindi abbiamo di solito un
carrello dove il cliente mette uno o più prodotti, dei form in cui l'utente deve inserire un po' di informazioni, tipo l'indirizzo di spedizione, la modalità di spedizione, quindi se il cliente vuole il televisore domani a casa e vuole spendere, non so, 500 euro di spese di spedizione per quel televisore, oppure aspetta magari una settimana e spende meno. Diverse modalità di pagamento, come dire, diversi gateway di pagamento. PayPal, per esempio qualche gateway di pagamento italiano, KeyClient o altri similari, sia diverse modalità, uno può decidere di pagare tramite bonifico, contrassegno e quant'altro. Dopo ovviamente un'altra cosa che dovrà inserire sarà l'indirizzo di fatturazione, arriva il riepilogo. E il nostro cliente, se, come dire, questo processo ha successo, arriva finalmente a fare l'ordine. Quindi quello che volevo arrivare è: abbiamo comunque molti processi in comune. L'idea che verrebbe a molti è quella di utilizzare una soluzione standardizzata che vada bene per tutto. Purtroppo la realtà è molto diversa. Perché? Perché è molto diversa? Perché la piattaforma e-commerce deve integrarsi con altri sistemi e ogni cliente ha delle esigenze particolari. E di solito, comunque, quando noi andiamo a integrare una piattaforma e-commerce all'interno di un sistema, l'e-commerce non è in una posizione dominante. Quello che intendo io è che deve inserirsi magari in una situazione esistente, quindi l'e-commerce deve adattarsi alle esigenze del gestionale, per esempio, o di qualsiasi altro software con cui andrà ad integrarsi. Quindi abbiamo l'integrazione con diversi sistemi, per esempio quella più semplice è l'importazione, no, di prodotti da diversi sorgenti. Qui, quando siamo fortunati, abbiamo CSV o l'XML, dico quasi mai il JSON. Ho sentito qualcuno integrazione con Access, per esempio. Purtroppo comunque appunto è questo, cioè dobbiamo integrarci con sistemi in cui non possiamo mettere mano e quindi o così o non arriviamo a tenere, ad avere i prodotti. Dopo ovviamente l'integrazione può essere anche a due sensi, no? Quando noi facciamo un ordine vogliamo che magari vada sul gestionale in modo automatico, così chi possiede l'e-commerce non deve sprecare risorse che potrebbero essere impiegate altrove. Quindi, per esempio, un altro esempio è l'importazione, no, di anagrafiche ai clienti esistenti, cioè noi non vogliamo che un cliente che sia già presente nel gestionale debba di nuovo inserire i dati che noi già abbiamo. Quindi magari perdendo magari qualche potenziale cliente che si stufa magari di reinserire sempre gli stessi dati. Un altro esempio di integrazione possono essere le scorte di magazzino. Dopo ho messo comunque i primi che mi venivano in mente. Dopo, allora, tornando a noi, abbiamo altre problematiche. Per esempio, in Italia abbiamo le tasse, che IVA, la SIAE, che sono, come dire, abbiamo anche diverse aliquote IVA. Abbiamo comunque delle regole da seguire quando noi andiamo a creare l'ordine. Per esempio,
L'IVA in Italia dobbiamo calcolarla alla fine del processo. Se noi per ogni prodotto calcoliamo l'IVA e dopo arriviamo al totale d'ordine, rischiamo di sbagliare di più di qualche euro. Dopo ovviamente un altro esempio, no, di integrazione, ovviamente sono le spese di spedizione. Anche qui il più piccolo cliente può avere un vettore che ha un casino di regole e noi non è che possiamo dire no, mi dispiace, il mio sistema non ce la fa a calcolare le tue spese di spedizione. In base ai più disparati fattori, al peso, alla destinazione, al cliente, magari abbiamo un cliente fidelizzato che compra spesso, gli facciamo uno sconto. Dopo magari anche un'integrazione diretta con il corriere. Boh. Dopo un altro esempio di integrazione, ovviamente, sono gateway di pagamento. Anche qui, come ho detto prima, bisogna adattarsi alle esigenze del cliente. Se il cliente è in una banca e quella banca offre un metodo di pagamento online, non è che possiamo dire no, magari è più bello PayPal. Il cliente dice no. Come dire, la banca si tiene una minor percentuale sul venduto. Sono, come dire, tutti esempi che ci dicono comunque che nonostante un workflow similare, abbiamo la necessità di personalizzare il nostro software. Quindi arriviamo al punto seguente. Come siamo messi con Django? Allora, ci sono diverse piattaforme e-commerce. Allora, io ho visto, oggi volevo come dire, portarvi l'esempio di Django Oscar, ce ne sono molte altre, beh, non molte altre, comunque c'è per esempio, che non ho visto a fondo, Django Shop, dopo qualcuno ne conosce qualche altra? Satchmo però è un po', dopo in teoria dovrebbero averne fatta un'altra. Però non l'ho vista come dire, nel dettaglio. Sì, anche quella l'ho sentita. Dopo Cartridge. Dopo qualcuno usa proprio soluzioni personalizzate, proprio ad hoc, fatte in azienda? Sì. Perché comunque non avete trovato qualcosa che facesse al vostro caso. Allora, quello appunto di cui volevo fare una breve introduzione appunto era Django Oscar, che è, come dire, un framework dedicato sopra Django, dedicato all'e-commerce, che ci permette di arrivare a una soluzione personalizzata senza, come dire, troppa duplicazione di codice, ecco. Tenendo comunque a mente il principio dry, comunque. Quindi vediamo i punti un attimo di forza qualcuno lo usa in produzione Django Oscar? Nessuno? Ok. Allora, già supporta Python 3.4, Django 1.7, ovviamente con le nuove migrazioni c'è una pull request a cui pare che più di uno sviluppatore lavorando per arrivare alla 1.8. È tradotto completamente in italiano, ha una suite di test abbastanza ampia, sia come dire unit test, sia test functional test tramite web test, qualcuno lo usa. Praticamente permette di testare l'applicazione
simulando dei casi d'uso attraverso comunque test molto chiari. Magari l'unico inconveniente è che non testa il JavaScript, si ferma come dire, al back-end. Dopo ovviamente c'è un'ampia documentazione che potete comunque vedere online. Allora, vediamo un po' le applicazioni. Abbiamo un po' di applicazioni che vengono incontro più o meno a molte problematiche che chi ha, come dire, sviluppato per l'e-commerce ha visto. Django Oscar come dire, ha tutte queste applicazioni. Se per caso qualcuno ha l'esigenza come dire, di disabilitarne qualcuna, al momento l'unica soluzione è quella di non far vedere come dire, gli URL relativi a quell'applicazione. Questo perché comunque sono applicazioni di uso molto comune che è più il lavoro come dire, di rendere di eliminare l'applicazione piuttosto quella che di renderla non visibile all'utente finale. Ovviamente partiamo da l'address, ovviamente l'indirizzo dell'utente, catalogo, il carrello, processo di checkout, customer, quello la parte relativa al cliente, quindi che ne so, lo storico degli ordini, gli indirizzi di spedizione, di fatturazione. C'è una dashboard a parte che è diversa comunque dall'admin di Django, è completamente separata, anzi gli sviluppatori hanno proprio detto non utilizzate Django Admin perché non è supportato, perché ovviamente come dire, le esigenze della dashboard sono come dire, molto particolari e l'admin di Django non ci arriva. Dopo vediamo Partner è l'applicazione, ovviamente noi possiamo avere merce da più fornitori, appunto partner inteso come fornitori. Payment sono comunque delle utility per il pagamento. La ricerca, ecco, abbiamo come dire, l'integrazione con iStack. La possibilità di usare SORL oppure meglio Elasticsearch per il faceting, praticamente avere i filtri nella ricerca in base a quello che ricerchiamo, cioè se noi quello che vediamo su Amazon, se noi cerchiamo un televisore, vorremmo avere dei filtri relativi, che ne so, al numero dei pollici presente dei televisori in vendita, non vogliamo avere i colori delle magliette. E questo più o meno l'intento come dire, questo aspetto della ricerca, aiutare l'utente a cercare senza diventare matto, insomma. Dopo, ovviamente, la parte relativa all'ordine e vediamo. Altro, vediamo, posso. Dopo all'Analytics sono comunque un'applicazione relativa alle metriche, alle statistiche che vogliamo come dire, sui prodotti, quindi per vedere se stiamo vendendo bene, se possiamo incrementare le nostre vendite, aiutati dalle metriche. Adesso, tornando al discorso di prima, c'è quello della personalizzazione, che era quello, come dire, lo scopo di questo talk alla fine. Allora, Django Oscar permette una forte personalizzazione attraverso principalmente due metodi.
modelli astratti, più il get model, che è molto simile a quello che viene utilizzato in Django. Per esempio, nelle nuove migrazioni, no? Per evitare import circolari o cose similari. E soprattutto, vediamo, la cosa più importante è il metodo getClass, che praticamente ci permette di personalizzare o rimpiazzare qualsiasi classe. E senza entrare nel dettaglio, funziona così. Quando noi chiamiamo getClass, il sistema controlla se abbiamo, come dire, installato l'applicazione, abbiamo personalizzato l'applicazione ordine, qua, order. In caso affermativo, cerca nell'applicazione ordine l'order creator. Nel caso in cui non lo trova, utilizza quello della libreria. Quindi con poco codice duplicato riusciamo a avere una forte personalizzazione. Ovviamente dobbiamo avere un po' di rigore in quello che facciamo per evitare ovviamente la cosa più semplice, più come dire banale che può capitare sono gli import circolari, però se noi seguiamo le regole non succederà mai. Però arriviamo comunque ad avere una forte personalizzazione. In questo modo. Ovviamente possiamo arrivare anche a personalizzare le singole applicazioni, le singole viste e gli URL. Le viste non sono nient'altro che, tornando indietro, classi e quindi, anzi, una cosa forse che non vi ho detto è che Django Oscar usa le, ormai non sono più nuove comunque, le class based view. E quindi le view non sono nient'altro che classi e quindi possono essere personalizzate senza problemi. Vediamo qui, allora, questa per esempio è un esempio, no, dell'applicazione, quella globale che raccoglie, so, le sott'applicazioni. Vediamo, possiamo personalizzare anche qui le singole applicazioni, sono chiamate attraverso getClass e quindi a loro volta possono essere personalizzate in toto, come anche gli URL. Questo schema si ripete, quello che è l'application si ripete anche nella singola applicazione, sott'applicazione e quindi per le sottoapplicazioni, invece di avere altre sottoapplicazioni, abbiamo proprio le viste che sono chiamate attraverso getClass e quindi possono essere personalizzate a piacimento. Stessa cosa con gli URL. Manca ovviamente l'ultimo passo, cioè quello che. L'ultimo passo è quello di includere gli URL delle applicazioni e quindi a cascata arriviamo a personalizzare, a poter personalizzare quello che vogliamo con minimo sforzo. Adesso non so se avete, siccome questo è il punto un po' più delicato e sono anche un po' stufo, non so se ho detto qualche castroneria. Se volete, avete ancora qualche dubbio, magari lo chiariamo adesso e dopo con tranquillità vediamo una demo così vedete com'è il prodotto. No, ok. Non vedo nessuna.
attimo. Senti, posto. Allora, vediamo se riusciamo a farvi vedere la demo. Lo vedo, ok. Devo trovarmi il mouse un attimo. Ok. Allora, questa più o meno è la sandbox di Oscar. È possibile creare un sito così attraverso 5 comandi, li trovate nel... si sta esaurendo la batteria un attimo. Ok. Morto. Vabbè. Non è attaccato qua? Sì, ok, bombo. Vabbè, ha deciso di morire. No, era andato solo in stand-by, ottimo. Allora, siamo. Allora, questo è il catalogo di Oscar. Ovviamente qui è tutto, questo utilizza già Bootstrap 3, quindi è già responsive. Ovviamente qui è tutto personalizzabile, nel senso che questo è il template della sandbox. Quando magari decidete di utilizzare Oscar come per un sito e andare in produzione, molto probabilmente prenderete la decisione di sovrascrivere completamente il front-end secondo le vostre esigenze. E quindi vediamo direttamente un esempio di ordine. Carrello che è c'è solo un prodotto, ovviamente. Per esempio, questo è un cos'è, un carrello temporaneo, no? È come quello che è lo stesso che c'è su Amazon. Noi possiamo salvare temporaneamente un prodotto, il cliente anzi può salvare temporaneamente il prodotto e può, come dire, è la prossima volta che entrerà nel carrello lo vedrà sotto e quindi magari è invogliato a comprarlo. Allora direi c'è stato qualcosa e ho perso un'offerta che non ho visto. Ok, ora non vedo. Ah no, praticamente ho levato tutto dal carrello, ok, infatti non vedevo, volevo andare nel processo di checkout. Ovviamente questo per esempio no, il programma, comunque gli sviluppatori sono inglesi e non fanno, come dire, loro fanno riferimento al prezzo finale, non hanno tutto l'ambaradan che abbiamo noi, cioè ce l'hanno, però non hanno l'obbligo di mostrarlo così, come dire, dettagliatamente che abbiamo noi, quindi se dobbiamo sviluppare un e-commerce in Italia sarà il caso che cambiamo un attimo il template in modo da renderlo legale, forse in termini Italia. Comunque se quello che ho visto è che all'estero si fanno meno problemi di noi. Però non è che noi siamo in Italia, siamo, come dire, più l'obiettivo giusto, siamo più attenti ai dettagli, è proprio le leggi italiane che ci convincono a, cioè ci costringono a essere così puntigliosi. Allora, intanto vediamo questo indirizzo. Stiamo comunque vedendo, entrando nel processo di checkout, Oscar per esempio non integra i metodi di pagamento perché ogni
e-commerce ha il suo metodo di pagamento, quindi è inutile, arriva è inutile avere nella demo un metodo di pagamento. Comunque ci sono delle librerie terze, potete vedere, più o meno integrano la maggior parte dei metodi di pagamento. Ovviamente se decidete di integrare un metodo italiano dovete farvi da solo il, cioè, dovete crearvi il codice, ecco. Andiamo a fare questo benedetto ordine. Questa è la pagina di riepilogo, in teoria. Adesso facciamo l'ordine. Ok, abbiamo fatto l'ordine. Siccome siamo anche amministratori del sito, in teoria non siamo amministratori del sito. E un attimo, allora torno nella... Adesso abbiamo comprato tutto. Home page, andiamo nella dashboard. Allora, questa è più o meno la dashboard di Oscar. Può essere personalizzata a piacimento. Se noi creiamo, che ne so, un metodo di pagamento personalizzato, l'ideale sarebbe quella di creare un nuovo menu con le transazioni, in modo se qualcosa va storto il cliente riesce a vedere, avere un minimo di informazione. C'è un po' quello che abbiamo visto, le applicazioni che abbiamo visto un po' prima, e l'unica cosa da notare è che non è l'admin di Django, è un'applicazione a sé stante, perché le esigenze sono molto diverse rispetto a quello che l'admin di Django riesce a fare. Ovviamente ci sono molte cose che non ho detto. Se magari qualcuno ha qualche, per esempio, una cosa che non ho detto sono le cose che non sono ancora implementate in Oscar, che ovviamente sono da tenere in considerazione magari quando si pensa di adottare un software simile. Al momento non sono presenti le varianti di un prodotto, c'è una pull request per questo, però al momento non ci sono. Cioè, se noi abbiamo una vogliamo vendere una maglietta che ha diverse caratteristiche, colore, taglia, che ne so, quant'altro, insomma, c'è più caratteristiche insieme che variano il prezzo finale, al momento questo non è presente, perché comunque gli chiede anche un lavoro del front-end abbastanza, come dire, pesante. Oscar comunque è molto veloce, ci sono siti in produzione che hanno più di 100.000 prodotti a catalogo e vanno molto veloci. Io personalmente gestisco comunque un progetto con 20.000 prodotti a catalogo, e la ricerca, ho utilizzato Elasticsearch, e comunque qualsiasi pagina è molto veloce a caricarsi, ecco. Meno, vi dico, sicuramente restiamo sotto il mezzo secondo, ma anche meno, ecco. Se qualcuno ha qualche domanda, dopo io avrei anche finito. Ci sono domande? Ciao, qual è il tempo, partendo da Django Oscar, così com'è, per personalizzarlo e metterlo in produzione, per la tua esperienza? Dipende da quello che vi domanda il cliente, nel senso che noi abbiamo molte applicazioni già pronte, ok? Però per esempio una cosa da personalizzare sono la spedizione, i metodi di pagamento. Dipende, la risposta come dipende da quanta personalizzazione richiede il cliente. Voi arrivate magari a, non so, magari qui col sito demo si arriva comunque a una soluzione, come dire, quasi pronta a produzione, magari in una settimana, però dopo, se il vostro cliente vi domanda cose strane, io non posso saperlo. Comunque, non, anzi, cose strane, cosa sbagliata, sono ogni cliente le sue esigenze, e Oscar è fatto per, come dire, per accontentarle tutte.
Non so dopo se riesci magari a dirmi qualche esempio, dopo, magari dopo mi fermo e se entri più nel dettaglio posso anche dirti, essere più preciso, ecco. Grazie. Ti è mai capitato di dover integrare Oscar con un gestionale come Adobe Revolution della Zucchetti? No. No, però comunque adesso io non lo conosco. Sostanzialmente quando ho avuto a che fare con gestionali, il metodo di comunicazione purtroppo è un file zip con dentro della roba. Cioè, quello è l'esempio che avevo fatto prima, no? Quando si arriva a dialogare attraverso un XML, cioè siamo fortunati. Jason, abbiamo vinto la lotteria. Il resto è normalità. Dopo magari, credo che sia, non so se mi sbaglio, ma visto che molti hanno siti e-commerce in produzioni, credo che la situazione sia quella, no? Allora, all'inizio, se posso chiederti, avevi detto che comunque almeno l'ultima versione usa Python 3.4 e Django 1.7. Se per esempio volessi integrarla con un'applicazione che usa Python 2 e Django 1.4, Allora, siccome che sono la. No, versioni precedenti allora mi pare che la che. 1.0 includa già uno. Allora, il master adesso sta seguendo, no? È la 1.1. Adesso la stable è la 1.0 e supporta l'1.4. E chiaramente Python 2 perché tanto Sì, per forza. Python 2.7. E dopo, adesso, siccome è uscito, no, Django 8, mi pare che la 1.4 sia supportata fino a ottobre, giusto? Mi sa sì, fino alla fine di Ottobre, quest'anno, quindi mi sa. sono tutti i conti. Quindi dipende da quando esce la 1.1, oppure adesso non mi ricordo le ultime pull request, ma mi pare che sia, visto che il processo che hanno fatto per integrare le nuove migrazioni comunque è stato abbastanza pesante. Sicuramente mi pare o la 1.1, quella dopo tagliano i ponti. No, Ho capito, quindi diciamo non sarà più supportato perché forse comunque fino a loro hanno la politica di solito quando che vedranno. quando una versione di Django non è più supportata, non ha più senso Sì. che Beh, una libreria che utilizza Django la supporti. dai, sarà un buon motivo per passare almeno all'1.7. No, No, mi pare che la un'altra 1.7, qual è cosa. la. No, è la 1.8 in teoria quella che ha un supporto a lungo termine, giusto? E Quindi molto stanno già probabilmente lavorando su 1.9, quindi dovrebbe cioè, essere conviene, visto che fai il passo, perché alla fine il passo più grosso sono le migrazioni, migrazione su 1.7, sì. Beh, però in teoria non dovresti avere problemi a lo stanno passare la facendo 1.8. adesso, quindi insomma ci stanno un po' le cosette, però Beh, visto insomma, che più che ci altro è sei, grosso il salto, no, visto che ci come si dice. sei, ti consiglio anche se riesci di. Lo so che è difficile, però visto che No, no, è una a sfida, per passare carità. a Python 3.4. Sì, alla fine anche quella è l'idea finale. Ok, grazie. Prego. Ciao, Ciao. una puntualizzazione sulle versioni supportate. Purtroppo la 1.4 non credo che sia supportata. Loro supportano le ultime due versioni e quindi al momento la 1.0, se non sbaglio, supporta Django 1.7 e 1.6 e la prossima che supporta sulla 1.1 di Oscar che supporterà la Django 1.8 droppa il supporto per Django 1.6. Cioè, mi sembra che sia questa la Beh, roadmap. comunque è scritto, basta che vai su GitHub e dopo comunque vedi la. No, e poi comunque ci sono le versioni precedenti di Oscar che supportano ognuna le due versioni precedenti di Django a quando è uscito il Però software. siccome non sono più supportate dagli sviluppatori, ti sconsiglio proprio di utilizzarle perché non ha. Cioè,
Sì, perché già partire a realizzare software con una versione come dire, non più supportata dal team che l'ha creata, non mi pare proprio il caso. Poi volevo fare una domanda, ti è capitato o ti serve di dover importare cataloghi da un gestionale, dai fornitori, e doverli aggiornare, diciamo, sincronizzare con i dati del gestionale? E in caso, come gestisci l'upsert che devi fare, diciamo, su Django, se questo è necessario? Tu intendi che praticamente quando uno fa un ordine, io invio l'ordine... No, è il catalogo prodotti che viene dal cliente. Purtroppo, comunque, la realtà è che l'aggiornamento consiste nel scaricarsi il file zip, cioè controllare che ogni tanto ci sia il catalogo dei prodotti, se c'è, aggiornare i prodotti. Io chiedevo proprio l'aggiornamento, cioè, visto che non è possibile cancellare la tabella dei prodotti per via delle varie forenchi, aggiorni quelli esistenti e aggiungi gli altri disabilitando quelli che non ci sono più? No. Se tu controlli dentro il codice, dovrebbe essere, cioè, c'è la possibilità di eliminare tranquillamente i prodotti. Io lo faccio tranquillamente. Mi pare che le foreign key hanno set null quando ho un delete, quindi no, anzi sono sicuro, perché funziona nei miei progetti. Quando tu elimini un prodotto, le istanze che puntano a quel prodotto, se hanno foreign key, dopo l'eliminazione del prodotto sono messe a null, perché ovviamente un esempio è che se io ho un ordine già bello e fatto, non voglio che mi si eliminino righe d'ordine quando un prodotto non è più in produzione. Anzi, un esempio lo puoi vedere anche, mi dico sulle wish list, che appunto quando un prodotto non è più in catalogo, tu lo elimini, la wish list mostra sempre quel rigo prodotto, però non è più, come dire, non puoi fare alcuna azione in quel momento, puoi solo eliminarlo dalla wish list. Grazie. Allora, grazie. Prego. Dell'incontro.